8 novembre 2018, Parma. Siamo qui con l'amministratore delegato Paolo Sani della MSD Animal Health Italia, che appartiene al più grande gruppo Merck, che è un gruppo farmaceutico statunitense di grosse dimensioni. Abbiamo accettato volentieri questo invito a questo convegno, che è intitolato Parliamone, impariamo a comunicare correttamente la salute animale, perché ci ha molto incuriosito. In questo momento non si sta parlando di altro sostanzialmente, perché la diffidenza dei consumatori verso i nostri allevamenti è piuttosto intensa, e ci fa molto piacere per pochi grosse industrie, diciamo, anche che non appartengono nell'origine al nostro territorio, si stiano chiedendo come dover comunicare le nostre ragioni. E questo gli allevatori lo stanno spiegando, anche noi veterinari lo stiamo spiegando. Per cui Ruminanza, che è una rivista molto specializzata in questo settore, ha chiesto gentilmente alla MSD e Rimonetta ha concesso di intervistare l'amministratore delegato, cioè la persona che poi alla fine ha detto ok, facciamo questo convegno molto particolare. Poi ne parleremo, perché vi scriveremo anche un articolo. Però innanzitutto gli chiedo, ma dottor Sani, che cos'è MSD, Animal Health Italia? MSD Animal Health, appunto, come ha detto lei, fa parte di Merck & Co, è una multinazionale che si occupa di salute animale. Siamo un'azienda che lavora soprattutto nella prevenzione, con vaccini, con parassitari. Il nostro principale obiettivo è mettere in servizio la nostra ricerca per avere in mano animali più sani. Questa è sostanzialmente la nostra visione di quello che facciamo. Siamo un'azienda che investe tantissimo in ricerca, circa tra il 20 e il 25% del proprio fatturato. Ma oggi non siamo qua, come ha detto lei, a parlare di nuove molecole, nuovi vaccini, nuove tecnologie legate al campo della sanità animale. Siamo stati qua a parlare di comunicazione. Comunicazione. Tutti oggi parlano di salute animale, ne parlano a sproposito, e spesso sono persone non titolari. Che il loro unico obiettivo è quello di fare sensazionalismo legati a stereotipi e a false verità, quelli che oggi chiamiamo in gergo più moderno fake news. Il nostro obiettivo di oggi era quello di stimolare appunto tutti gli operatori del settore di avere il coraggio di comunicare, di cercare di difendere il nostro mercato con il primo obiettivo di sopravvivere, per poi poter crescere, perché è veramente un dovere che abbiamo nel rispetto delle eccellenze che abbiamo in questo paese, nelle produzioni di latte, formaggi, carne, e questo è la nostra sfida. Certamente, questo, ripeto, ci saremmo voluti aspettare un incontro del genere, probabilmente più istituzionale, nel senso che sono governi, istituzioni pubbliche, si facessero carico di questo problema, perché la vostra sensibilità chiaramente deriva anche da vedere i numeri reali di questo mercato, perché da una parte è vincente, ma dall'altra parte registriamo, almeno nel settore latte, di cui la Ruminanza si occupa maggiormente, un calo dei consumi, e le ragioni secondo noi non abbiamo molto scritto, bisogno di sensibilità etica. Per cui una farmaceutica che ha, diciamo, ovviamente nella sua faredra mette dei farmaci, ma soprattutto i vaccini, perché per esempio anche, è stato accennato poco, ma io conosco la vostra visione, chiaramente un percorso di un uso razionale del farmaco passa attraverso ovviamente un potenziamento della cultura del vaccino. Ci sono passi ulteriori che MSD farà sulla profilassi vaccinale? Sì, sicuramente la nostra scelta strategica è stata fatta diversi anni fa. La maggior parte dei nostri investimenti di ricerca vanno nella direzione della prevenzione. Noi lavoreremo sullo sviluppo dei vaccini, ma soprattutto anche sulle nuove tecnologie e come somministrare nel migliore modo questi vaccini, perché spesso è più un problema non tanto di scoprire ceppi virali nuovi, ma soprattutto nell'ottica di ottimizzare già i ceppi virali. Non le porto via tempo, perché vedo che ha molti ospiti da salutare. Noi la ringraziamo e speriamo che sia il primo di una serie di incontri. Ci lascia questa promessa. Io ringrazio Ruminanza di aver partecipato e di aver dato questa opportunità. Questo oggi noi MSD ha lanciato tanti messaggi, ha lanciato una sfida a tutti i nostri operatori del settore, compreso istruzione, perché erano presenti appunto la volontà di scuole sanità, l'università, strutture pubbliche. E tutti insieme dobbiamo
mercato, ripeto, e uso un termine che potrà sembrare anche persino, ma dobbiamo fare caccia in branco. Ogni singola azienda, ogni singolo veterinario non potrà cambiare niente. Dobbiamo riuscire a lavorare con questo. Grazie di questo. Grazie del vostro ospite.